Arrivo. Allora, su Twitch ci siamo. Ci siamo! Siamo ovunque! Ci siamo ovunque. Perché, Siamo... ragazzi miei, oggi c'è questa novità che andiamo in Eurovisione. In Ma ci super siamo mega... veramente? Sì, io ho l'anteprime di tutto e mi vedo, cioè, ci vedo ovunque. Ci Ci vedo... siamo, anche su Facebook ci siamo, siamo dappertutto, bravissimi ragazzi. Perfetto. Le magie tecniche della multipiattaforma. Perfetto, ragazzi, allora siamo dappertutto in questo Q&A pomeridiano che anticipa di appena un'ora il live gameplay dedicato a Prey. Quindi stiamo un'oretta con voi e rispondiamo a tutte le vostre domande. Però c'è un po' di, c'è un disclaimer da fare, diciamo così, ovvero che la nostra piattaforma di riferimento sarà sempre e comunque Twitch. Quindi noi oggi siamo anche su YouTube, siamo anche su Facebook. Un saluto a tutti i ragazzi che ci seguono da queste due piattaforme. Io personalmente cercherò di seguire, di tenere d'occhio anche i commenti su YouTube e su E non Facebook, sarà però facile perché c'è non, un numero limitato di esatto. schermi comunque. Esatto, non sarà facilissimo, qualche domanda vado a prenderla, ammesso e non concesso che io lo veda perché su YouTube a me non me lo dà, però va bene. Però comunque sia, diamo un po' di priorità a chi viene a seguirci su Twitch. Quindi se vi va, se ci state seguendo su Facebook e su YouTube, venite, il Twitch è www.twitch.tv/everyit senza il puntino. Tra l'altro, Sì. io vorrei approfittare di questo momento di beltà e di funzionalità per dire ha funzionato tutto alla prima botta, ragazzi. A me non succede mai nella vita. Cioè, nel senso, io anche quando vado a fare la spesa, che ne so, la prima volta che la faccio mi scordo la spesa alla cassa. Quindi, proprio robe bellissime. Niente, volevo soltanto vantarmi di questa cosa, un momento di sorpresa. Tra l'altro io Molto bene. vedo le vostre richieste anche su YouTube, quindi occasionalmente darò un'occhiata per Allora cercare tu di... tieni su YouTube perché YouTube a me non me la sta dando. Vabbè, comunque, senza ulteriore indugio, diamo un po' di... Iniziamo con le domande che ci avete lasciato sulla news, sulle pagine di everyeye.it. La prima è di Enrico Bomitali che chiede: Ciao ragazzi, vi ripropongo una domanda a cui non mi avete dato risposta in precedenza. Subito OT. No, non è OT perché quel Q&A è C'è generico, quindi tutto. c'è tutto. Ma Wild, che fine ha fatto? Quantomeno auspicabile vederlo rispuntare alle 3. In realtà ne abbiamo parlato qualche volta di Wild e in effetti i tempi sarebbero maturi. È scomparso completamente dalle scene dopo la presentazione, se non erro la Games Week di Parigi dell'anno scorso, perché Sony aveva barattato la conference della Gamescom con quella della Games Week di Parigi, poi non si è più visto. Il titolo era ancora in una fase dello sviluppo, non dico embrionale, però comunque non nemmeno troppo avanzata. Secondo me, riportarlo in pompa magna alle 3 è la strada giusta da percorrere. Da Facebook c'è Marco Colombo che saluto, chiede di che si parla, un po' di tutto, è un Q&A generico, c'è anche Angelo che ci saluta da Facebook e Ignazio Sardo dice: Ho letto sul web che verrà pubblicato Bloodborne 2, ma sarà un prodotto dalla Sony con supervisione della From. Sarà così? Allora, su Bloodborne 2 per ora ci sono solo i rumor, solo dei rumor. Comunque, Esatto. l'IP penso che sia proprio proprietaria, cioè Sony detenga i diritti sull'IP, quindi... Semmai ci sarà un Bloodborne 2, cosa che io ritengo probabile, oltre E che auspicabile, auspicabile, esatto. penso che in effetti la situazione sarà quella. Ti faccio una domanda di Ivan Navari. Il 12 maggio andrete all'Alien Night, dove faranno una semi-maratona della saga facendo vedere Prometheus, Alien Covenant e il primo Alien. Detto questo, mi domandavo del perché nessuno non abbia mai sfruttato a dovere la figura del Predator nei videogiochi, esclusi i vari Alien vs Predator. Allora, alla prima domanda io non so rispondere perché non ne so nulla. La seconda domanda, perché nessuno ha sfruttato la figura del Predator degnamente in videogiochi? A parte che non è del tutto vero, perché, diciamo, fino a 7-8 anni fa, insomma, fino agli ultimi giochi che lo coinvolgevano, specialmente in prima persona,
non la sfruttavano male. Il problema è questo, che dal punto di vista filmico è un po' una figura imbattibile. O comunque l'alieno cacciatore per eccellenza, figuratevi, si fa una collana di alien, di code di alien, e lo utilizza come coltelli. Cioè, è un po' sgravo come personaggio, come possibile protagonista di un videogioco. Si può fare, ovviamente, ma è anche difficile, diciamo, inquadrarlo in un contesto di gameplay, senza considerare il fatto che, senza andare a toccare poi il meta universe narrativo, la società degli alien, dei Predator, The Predator. le caratteristiche della razza, non sono mai state approfondite in maniera particolarmente, diciamo, sostanziosa. Quindi sarebbe da una parte un'eccellente occasione per farlo, quella magari di fare un videogioco che parta dal mondo dei Predator. Dall'altra, tra l'altro, c'è stato un casino di fumetti che sono ambientati, però sono tutti più o meno nello spazio grigio tra il canonico e il non. Quindi sarebbe difficile, dovrebbe prenderlo in mano un team comunque con i Con i controcones. controcoglioni, sì. Guarda come sei elegante, che tu dici controcoones, io proprio. Perché è una cosa rara, tra l'altro, che io sia più elegante nell'eloquio di te. C'è qualcuno che ci chiede a quando la recensione di Prey? Sì. Allora, ci stiamo giocando sia io che Alessandro e non lo so a quando la recensione di Prey, nel senso lasciatecelo sviscerare a dovere. Facciamo come quei team, come Blizzard che dice when it's ready. Esatto, E esatto. però ecco ragazzi, io penso che comunque i primi giorni della prossima settimana vi potremo dire tutto. La stiamo giocando in duplice copia. Ci chiedono in che versione è arrivata. Ci è arrivata sia su PC che su PlayStation 4. Su PlayStation 4 io sto scaricando la Day One Patch. Devo dire che prima della Day One Patch ancora si avverte un po' di latenza nei comandi. Ma se volete fare delle domande più specificatamente su Prey, fra un'oretta vi facciamo proprio vedere il E gameplay. tra l'altro io, giocando la versione PC, posso darvi delle indicazioni su quella versione lì, che ovviamente sono arrivato più o meno a dove vi avevo lasciato l'altra volta, senza più o meno, sono lì. Quindi non posso dirvi che magari in momenti di particolare panico, combattivo, ci siano cali, però per il momento doppio pollice in alto. Poi allora dalla news c'era lo Spider-Man di Sony, potrebbe diventare una serie come Batman Arkham? Questa è una domanda difficile per un motivo molto semplice in realtà. Noi non sappiamo Là. praticamente nulla e come sapete bene, visto che lo sviluppo del gioco, specialmente nel mercato AAA, costa una quantità di denaro immane, molto moltissimo dipenderà anche dal successo e diciamo indirettamente dalla qualità del prodotto finale, sulla quale ovviamente non possiamo in nessun modo esprimerci. Sono d'accordo con te, molto dipenderà secondo me anche dalla prosecuzione delle gesta cinematografiche di Io spero che le Spider-Man. cose rimangano separate, però, dalle gesta cinematografiche di Spider-Man. Sì, spero anch'io che restino separate, però secondo me È inevitabile, dici? più o meno, cioè anche il fatto che il gioco sia stato messo in sviluppo con l'arrivo con rilancio in generale del personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe. Magari non ci saranno riferimenti espliciti, però ecco, potrebbe essere una, come posso dire, consonanza tacita, un po' nascosta, ma che comunque, insomma, i giochi vengono sviluppati se il personaggio ha successo più generalmente, diciamo. Comunque sia, vi ricordiamo che al timone dello sviluppo c'è Insomnia Games, non è un team interno, quindi anche questo forse è un deterrente per trasformarlo in una serie con una regolarità più marcata. Comunque staremo a vedere. Ci sono tanti ragazzi che ci chiedono se verrà rimandato al 2018 Red Dead Redemption, e che vi dico, è sempre più probabile, cioè meno se ne sa e più l'uscita. Tra l'altro, su queste note dovete sapere una cosa, che a Rockstar non interessa assolutamente nulla di andare a perdere soldi per eventuali rinvii, oppure di farlo semplicemente perché magari pensa che potrebbe andare a, che ne so, beccare coincidenze,
che al loro interesse, cioè, nel senso, è un gioco che vende sicuro, Sì, quindi ma non cifrette, cioè vende sicuro quantità clamorose, quindi industriale. sono gli altri che devono preoccuparsi della data d'uscita di Red Dead, non tanto il team di Rockstar, che ripeto, è un po' all'interno della struttura di Take-Two, è un po' il cocco di casa, cioè Sì, la possono gallina fare. bianca. Esatto, perché so se vi ricordate, qualche tempo fa si cominciò a discutere sul fatto che Take-Two, come altri publisher, ovviamente si tratta di cose non mai confermate ragionevolmente, quindi avevano una presenza un po' opprimente sui team. Quindi ovviamente questa cosa qui, qualora fosse vera, non si sa, non si applica comunque al team di Rockstar, che può fare Certo. letteralmente quello che vuole per quello che poi va a distribuire sul mercato. Quindi è possibile, secondo me, se hanno un minimo dubbio, dovrebbero comunque farlo, rinviarlo al 2018, proprio per quello che abbiamo detto finora, cioè sarà una cosa clamorosa, clamorosa. Ci chiedono anche l'attendibilità della data d'uscita di God of War al 2000, settembre 2017, cioè di quest'anno. Allora, io un'uscita durante l'anno non la vedo così da escludere, però aspettiamo le tre, ragazzi. Se non sarà a settembre, probabilmente Sony potrebbe continuare a puntare su quel periodo, diciamo, primaverile in cui ha fatto uscire, vabbè, l'anno scorso Uncharted, prima ancora Bloodborne, quindi magari potremmo vederlo nella primavera del 2018. In ogni caso, entro un annetto, secondo me, è probabile che si veda. Sì, sono d'accordissimo comunque. Ci chiedono anche se non esiste un sistema di puntamento in Prey. Beh, l'Iron Sight mi sembra che non ci sia, Allora, giusto? no, c'è un sistema di zoom, ma non ci sta un Iron Sight classico. C'è un sistema di zoom che in realtà è più scomodo che altro, ma non ci sta. Anche perché il grilletto destro oppure il tasto destro del mouse è deputato ad altro, quindi. In ogni caso non è una cosa, non è quel tipo di shooter. Per farvi un esempio che si avvicina di più, è sul tipo di The BioShock. Bioshock, esatto, ma il feeling è proprio quello là, con tutti i pro e cioè, E contro, i esatto. contro che ne derivano, perché non a tutti può piacere e devo dire il primo impatto è un po' destabilizzante, soprattutto perché negli ultimi tempi non sono usciti tanti prodotti con questo, aderenti a questo canone qui, quindi magari uno si aspetta un titolo un po' più reattivo dal punto di vista del feeling, del feedback dei colpi, non è così, Però devo ragazzi, dire una cioè. cosa, su PC invece, se si esclude il fatto dello zoom, comunque dell'Iron Sight mancante, il feel è molto migliore. E l'ho provato anche su PS4, quindi mouse e tastiera, in realtà non su PC perché puoi giocarlo anche con il pad, però Con il mouse e pad, certo. tastiera è decisamente migliore il feel. Lost Canvas, quanto sono credibili le voci che parlano di un possibile Pokémon Stars su 3DS e o Switch? Ma si rincorrono già da un po' di tempo, quindi secondo me io la vedo molto plausibile come cosa. Peraltro, secondo me su Switch venderebbe veramente tanto bene, proprio gli sfaceli. Tra l'altro, allora, ragazzi, essendo una delle colonne portanti praticamente del mercato di Nintendo, il brand Pokémon, è impossibile che non ci sia qualcosa in lavorazione per Switch, cioè è proprio impensabile. Adesso, senza voler buttarci sul rumor, è molto probabile che ci sia. Ma adesso non so se si chiama Pokémon Stars, Stelle, Stelline, quello che però cioè, ma è Pokémon Stellina. Però è probabile ora. Io non sono del tutto convinto che sia nel loro interesse pubblicarlo anche su 3DS. Ora, è vero che è una console con una base di installazione colossale, però, essendo comunque una killer app, se almeno inizialmente la mettono su Switch piuttosto che sulle console handheld. Vere e proprie, secondo me il boost alle vendite è importante. Come d'altronde recentemente con Mario Kart Deluxe 8. È vero, dice ok, però era già uscito. Madonna, però quanto ha venduto su Switch. Però, Ale, se tu usi un'altra volta piuttosto che in funzione non avversativa, io ti prendo a testate nei denti. Al di là di questo. Che pizza! Cioè, volevo fare un po' il gaga.
Il Gaga, al di là di questo, ci chiedono se abbiamo qualche notizia su Star Wars Battlefront 2. Sono arrivate le notizie sostanzialmente sulla trama, che insomma, ci sarà abbastanza importante, e che seguirà, diciamo, un'eroina imperiale, quindi non ribelle, e l'obiettivo sarebbe quello appunto di raccontarci il conflitto da un punto di vista anche inedito. Un obiettivo sicuramente coraggioso. Vediamo un po' poi quali saranno le qualità della sceneggiatura. Sul fronte invece del multiplayer dobbiamo aspettarci più o meno la stessa impostazione, con un forte miglioramento del sistema legato agli eroi, quindi non si impersoneranno più andando a prendere dei power-up che appaiono casualmente sulla mappa, ma ci sarà un sistema, una sorta di meritocrazia, quindi potranno impersonare questi eroi anche più di uno nel corso dello stesso scontro, cioè anche più di uno nello stesso momento, quei giocatori che faranno che si distingueranno in qualche maniera, anche se non sappiamo ancora come. In più si potranno personalizzare anche gli eroi con una sorta con un loadout, un po' come quello cioè dei soldati semplici, e si potranno personalizzare anche i veicoli. L'eroina imperiale che si chiama, non mi ricordo il nome, ma il cognome è Verso, se non sbaglio, Iden Verzio, qualcosa del genere, sì, e apparterrà ad un manipolo di forze speciali che si chiama lo Squadrone Inferno. Peraltro, allo Squadrone Inferno sarà dedicato un romanzo che uscirà prima del videogioco e anche prima del film. Tra l'altro, qui Sì. tra l'altro in realtà non è vero. Sì. Passando oltre, perché no, Sì. poi adesso mi bacchetta. Su YouTube ci chiedono, Nico Van, la demo di Prey su PlayStation 4, per ritornare al discorso prima, soffriva di input lag come Dishonored 2. Gli sviluppatori hanno detto che la patch del Day One risolverà il problema. Io ho una posizione un po' strana su questa cosa qui. E innanzitutto non ho sentito moltissimo il problema dell'input lag. Io devo dire che invece sì, L'hai notato all'impatto sì, parecchio. Allora, all'impatto sì. in questi giorni sono andato a rigiocare System Shock 2, come qualcuno di voi ha visto, e c'è lo stesso problema, però è mascherato in un modo intelligente. Nel senso, senti molto il peso di quello che stai impugnando. L'inerzia, sì. Quindi io non so se il loro è stato un vero e proprio errore, nel senso, ok, c'è finito in mezzo questo maledetto input lag, va bene. Oppure è stata una pensata che hanno fatto, dicevo, senti, ma perché non facciamo questa cosa qui per far sentire il peso dell'oggetto? E poi si è rivelata essere una cosa che dice, ok, ragazzi, smettetela per favore, correggetelo immediatamente, se no arriviamo sotto casa vostra con i forconi e le torce e anche un po' di pece e piume. Quindi non lo so, però rimane il fatto che se effettivamente è una cosa che disturba il pubblico, è chiaro che deve essere sistemata. Allora, ci sono un paio di domande, facciamo un po' veloce perché streamando su più piattaforme arrivano Cioè, il tante. Ho delirio. adorato Inside, a mio parere è un vero capolavoro. Si sa nulla del nuovo gioco Playdead, Inside è un vero capolavoro. Non Madonna. si sa nulla se non che l'impostazione sarà la stessa. Si vede un'ambientazione probabilmente sci-fi nel primo scampolo di gameplay che si è visto, ma probabilmente insomma recupererà sia il concept di gioco che anche le atmosfere un po' disturbanti, soffocanti, opprimenti. Poi c'è qualcuno che dice l'eroina imperiale crea dipendenza. No, crea dipendenza imperiale. Giustamente. Sul nuovo Assassin's Creed avete ipotesi? Ci chiede Marco Colombo, ma quella dell'Egitto sembra veramente super confermata, ragazzi. Peraltro, proprio oggi c'è un altro rumor che unisce il nuovo Assassin's Creed a un nuovo Far Cry 5. Ubisoft sicuramente avrà almeno un paio di prodotti grossi da voler presentare alle 3. Uno sarà senza ombra di dubbio Assassin's Creed. Si vocifera che Red Dead Redemption sia solo multiplayer. Voi che dite grazie? No, io non Non è penso che proprio. sarà solo multiplayer. No, Penso che però probabilmente ci possiamo aspettare un comparto multiplayer paragonabile a GTA Online, però nel vecchio West. Anche perché il modello di business che Rockstar vuole adottare, secondo me è quello, mescolare la qualità di un prodotto premium ad un sistema di online persistente con microtransazioni e DLC, chiamiamoli così, o comunque aggiornamenti pubblicati a cadenza regolare. So che è presto, ma si sa qualcosa riguardo a DLC di Horizon? No, non si sa proprio nulla di nulla. Cosa vi aspettate? Un prequel, una storia di qualche personaggio diverso da Aloy?
Io punterei più sulla seconda, secondo me, per raccontare un per espandere la storia del mondo. Aspetteranno magari il secondo, capito? Sì, aspetteranno il secondo. Sì. Quindi magari prenderanno un personaggio o un contesto, una situazione già esplorata, magari marginalmente, nel corso dell'avventura principale e magari l'espanderanno. Allora, nel frattempo su YouTube ci chiedono, è possibile un Dragon's Dogma 2? Allora, è possibile. Speriamo. Il problema sai qual è? Che Capcom non è che in questo momento sta avendo dei risultati eccellenti dal punto di vista commerciale. Malgrado i risultati dal punto di vista qualitativo siano effettivamente buoni, perché comunque sta tirando fuori delle cose belle, però il mercato non la sta premiando, quindi ovviamente sta secondo me applicando delle logiche un po' conservative. E anche se Dragon's Dogma in Giappone, specialmente nelle sue varie iterazioni, c'è anche una versione online, esclusivamente online, simile MMO, ha avuto successo e ha successo, non sono del tutto convinto che almeno per il prossimo futuro ci sia terreno fertile per un lancio in questo senso, anche perché ho il sospetto che stia pensando di buttare qualche cosa di tripla su Switch. E tu c'hai questo Monster Hunter, eh? E io c'ho questo Monster Hunter c'ha la fregola, io c'ha la fregola, io lo so, Monster Hunter tatuato qui, ragazzi. Ma quanto sarebbe bello un Monster Hunter su Switch? Quanto? Assai. Anche perché che non arriva sulle console casalinghe, a parte che Switch è ibrida, cioè è veramente tanto, cavolo. Io sì. Monster Hunter su PlayStation 2 avevo comprato il network adapter con iToy Chat. Così praticamente, era un affarone che si infilava dietro la FAT. Cioè veramente... C'hai la fregola, è diventato hashtag subito, immediatamente. Ricordiamo ragazzi, a chi ci segue da YouTube e da Facebook, che noi stiamo cercando un attimo di seguire tutte le vostre domande, però la nostra piattaforma di riferimento resta comunque Twitch, quindi magari venite a trovarci su Twitch, che se vi iscrivete esce anche lo zombino in diretta. Manuel Morgan chiede news su Nino Kuni 2, per il momento nulla, ma ti assicuro che lo vedremo molto presto, tra poco più di un mese c'è l'E3 e sono sicuro al 100% che Bandai Namco voglia tornare a parlare del prodotto. Jotaro Kujo, due domande per voi: si sa qualcosa di Formula 1 2017? È in programmazione il corsistico di Codemasters? Ma penso che in programmazione ci sia, però non si sa niente ad oggi. Uscirà ovviamente alla fine dell'estate, inizio autunno, però ultimamente di solito Codemasters poi entra in comunicazione con questi prodotti molto vicino, molto a ridosso della data d'uscita. Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Phil Spencer, che vede i giochi come esperienze a sé stanti, non come esperienze a sé stanti ma come servizi che devono posso essere... rispondere io? Vai! Guarda, allora in realtà sarò molto più corporative di quanto ci si possa. Allora, vabbè, è una. Allora, lui ha detto una cosa che secondo me è stata un sacco decontestualizzata. Nel senso, è pur vero che. E abbiamo uno zombino! Chi è arrivato? Non lo vedo perché ho 300 finestre aperte. Comunque. E in ogni caso, dicevo, allora, lui ovviamente va a promuovere quello che è l'offerta che ha intenzione di promuovere Microsoft, nel certo. senso, ha in arrivo un gioco come Sea of Thieves, che ha una narrativa molto, molto community-based, molto personale, no? Ha in arrivo una cosa come Crackdown, che non è mai stato forte dal punto di vista della narrativa, ma probabilmente metterà dei servizi di qualche genere intorno per promuovere. Adesso fortunatamente si è smesso di parlare di cloud computing, ma comunque fondamentalmente giganti narrativi non li ha. Quindi non è che può dire, sì, però a noi ci piacciono le grandi storie single player perché ne abbiamo... No, non lo può dire, quindi ovviamente... Non può. Ragione in questi termini qui. Sono termini che effettivamente sono applicabili e fanno bene al mercato. Tutto fa bene al mercato. Poi, ovviamente, se il pubblico preferisce esperienze fortemente narrative, andrà a privilegiare chi quelle esperienze le offre.
Se invece il pubblico, come mi pare di intuire dal flame incredibile, dagli incendi internetiani che si sono sviluppati dopo l'uscita di queste affermazioni, è ancora molto legato a esperienze story-based, con uno storytelling molto marcato, Vincerà. andrà a Certo. premiare altre Comunque cose. sei stato elegantissimo, bravo, molto bravo. Porca Io avrei miseria. risposto. Lasciamo fare. Alla ciabatta, di là se... No, no, lasciamola fare. Domande bonus. Domanda facile: uscirà un nuovo Assassin's Creed? Sì, e secondo me lo presentano quest'anno. Domanda difficile: uscirà un nuovo Half-Life? Questo era sempre Jotaro Kujo. E io gli rispondo: aspetta e spera. Esatto. Ciao ragazzi, secondo voi la potenza di Switch è stata sfruttata completamente con quest'ultimo Zelda oppure in futuro possiamo aspettarci dei titoli esclusivi qualitativamente superiori rispetto a questo già bellissimo Breath of the Wild? Io penso alla seconda, perché in buona sostanza comunque Breath of the Wild arriva, cioè nasce su un'altra piattaforma, nasce su Wii U con un'altra architettura. Ragazzi, zombini a non finire, sono Zombini a felicissimo. go go, sono arrivati gli zombini. Gli zombini! Però, ragazzi, non fate che adesso vi disiscrivete, vi Capito, riscrivete. solo per vedere lo zombino. Vi vengo a cercare, eh. Vi vengo a cercare. Infatti c'è Vereor che mi sa che ha fatto questa cagata. E allora, dicevo che è nato su un'altra piattaforma e portando il titolo, cioè adattandolo a un'altra architettura, è anche possibile che insomma, qualche cosa si sia dovuto, cioè che il team di sviluppo abbia dovuto lavorare per ottimizzare il codice e magari cioè, non ha avuto il tempo per tirare fuori il meglio dal nuovo hardware. Magari progetti che nasceranno nativamente proprio sull'architettura di Switch, che lo ricordiamo, un'architettura basata su Tegra, quindi molto diversa rispetto a quella che aveva Wii U, potrebbero, diciamo, sfruttare meglio le risorse hardware a disposizione della piattaforma. Fermo restando che, vabbè, vediamo, probabilmente non è nei piani di Nintendo quello di lottare sul fronte tecnico, di confrontarsi con le rivali, diciamo così, sul fronte tecnico, bensì quello di cercare di, cioè, promuovere un'idea diversa Io nel di frattempo ho gaming. tolto la voce allo zombino perché sta diventando un continuo richiamo. Ma perché lo zombino ulula? Lo zombino dice benvenuto nella famiglia con la voce di Papa Baker di Resident Evil Ah, 7, quindi l'ho ok. mutato. Zitto Papa Baker. Allora, new su Kingdom Come Deliverance. Ho visto di recente un video di Aria, ma non è ancora stata annunciata alcuna data. No, Allora, purtroppo io tra l'altro sono un siamo fermi lì. grandissimo fan, cioè un grandissimo fan, l'ho visto, l'ho provato anche sia in alfa che nella presentazione che hanno fatto a Gamescom un paio d'anni fa, alla Gamescom, e devo dire che il concetto, il concept del gioco è fenomenale, il problema è che credo che non si aspettassero che trasformare in realtà le proprie ambizioni fosse così duro, specialmente lavorando su multipiattaforma. Io ho il sospetto che, a prescindere dalle varie meccaniche e dinamiche che confluiscono nel titolo, tecnicamente siano ancora un po' nella mota, diciamo, abbiano qualche piccolo problema. E spero che quest'estate non solo ce lo facciano vedere, ma ci diano qualche dettaglio anche perché poi tra l'altro dal successo della campagna di Kickstarter è passato ormai qualche tempo, quindi anche i Baker hanno bisogno di ciccia per giustificare l'esborso. E vedremo poi tra l'altro se il mercato lo premierà, perché comunque parliamo di una cosa che è completamente, almeno dal punto di vista concettuale, diverso da quello che abbiamo finora, proprio low fantasy e realismo, virgolette, all'ennesima potenza. Il fatto stesso che abbiamo detto, ok, se ci saranno le battaglie campali dovete cagarvi sotto, perché comunque siete solo un minchione contro un esercito gigante come era veramente, mi attizza tantissimo. Allora, volevo salutare comunque i ragazzi che si stanno iscrivendo. È arrivato Luke9721, è arrivato LucasFest84. Grazie ragazzi Un abbraccione, per ragazzi, grazie di essere dei l'abbraccione nostri. forte. Allora c'era qualcuno. Ah, aspetta, c'era una domanda su YouTube.
Sandro Bertola o Bertola, non so, sapresti indicarmi un titolo sniper stealth che possa ricordare anche lontanamente l'atmosfera e l'approccio di gioco della boss fight di End di Metal Gear Solid 3? Qui hai tirato fuori, porca miseria, il pinnacolo, la pietra miliare, cioè lì, quella è una cosa secondo me inarrivabile. No, è possibile proprio. No, no. Quella e poi subito, il momento subito successivo quando sale le scalinate, cioè è proprio una cosa che io vabbè, è poesia seria, cioè nel senso poesia, esatto, grafica. Comunque sia, bravo, io penso che alla base proprio di Metal Gear Solid 5 ci fosse anche l'idea di dare all'utente gli strumenti per replicare quelle situazioni, diciamo così, perché poi non è detto che vengano replicate. Per esempio, la battaglia proprio con Quiet è per certi versi simile. Di titoli sniper stealth purtroppo non ce ne sono tanti, cioè, però molto edulcorata, nel senso. Sì, sì, molto molto edulcorata, però insomma, infatti ho detto per certi versi, c'erano ci sono delle virgolette enormi. Virgolette, scusa. Direi che puoi tentartela con il recentissimo Sniper Ghost Warrior 3, che anche quello recupera alcuni elementi open world proprio estratti da Metal Gear Solid 5, ma è veramente una cosa alla lontana, ma molto molto alla lontana. Purtroppo quelle sensazioni lì sono difficilissime da replicare. Non so nemmeno se sia possibile replicarle nella durata di tutto un gioco, cioè di un gioco con un'avventura che dura una decina di ore, perché è proprio bello averle condensate in quella sezione. E cioè, tra l'altro, è uno dei momenti nei quali si respira di più il geniaccio di Hideo Kojima, che quando ci sta fa delle cose clamorose, quando non ci sta, ma anche di testa, e non solo fisicamente in un team di sviluppo. Tra l'altro ci chiedono su YouTube il nuovo South Park che fine ha fatto? Allora, è stato ulteriormente rimandato. Esatto, attualmente è previsto per l'anno fiscale 2018. Che finisce a marzo 2019. Esatto, quindi potrebbe arrivare, non credo che arriverà a primi mesi del 2019, però no, comunque. No. Io credo che i problemi non siano di natura tecnica, anche perché il motore di gioco è per molti versi cioè molto simile a quello del primo titolo. Credo che siano problemi di natura creativa. Esatto. Anche perché comunque gli autori del gioco che lavorano molto da vicino gli autori del cartoon, volevo dire, che lavorano molto da vicino sul gioco, hanno ovviamente un sacco di progetti in contemporanea. Beh, quindi considera comunque che anche loro sono dei tipetti, perché esatto, l'avevano già rimandato. L'avevano già rimandato dicendo: vabbè, ci è venuta un'idea più bella per la storia, dobbiamo rifare. Esatto. Perché prima doveva avere un contesto supereroistico, ma cioè non legato esplicitamente ad una parodia degli Avengers, che poi è quello che dovrebbe essere, almeno l'ultima volta che l'abbiamo visto era così. E poi i due autori hanno detto: no, vabbè, sai che ci è venuta un'idea, riscriviamo tutta la storia. Il e hanno già rimandato titolo, di qualche mese. Il titolo è quello ormai, cioè no, e il cast tematicamente è quello. Tra l'altro si stanno allontanando dal punto di vista temporale molto dalla stagione che aveva tirato fuori molto con molta forza quella caratterizzazione dei personaggi. Quindi speriamo che si sbrighino comunque in linea massima. Allora, Lucas Festa dice: Fossa, stai facendo scrivere un sacco di gente, vi vedo, siete tantissimi, grazie assai. C'è Kevini 2, Mirtillo 95 che ci raggiungono, l'ho perso, Nixiam, Her 33, ciao, Pandemosks. Grazie a tutti ragazzi, vi ricordiamo comunque dove non arriva seguite, Francesco arriva Wisebot, Wisebot che vi saluta, esatto. Se ci seguite, vi ricordiamo, su YouTube o su Facebook, venite a iscrivervi sul canale Twitch, anche perché in previsione appunto delle dirette che faremo dalle 3, vi ricordiamo che a partire dall'8 al 16 giugno saremo in diretta sostanzialmente tutti i giorni per un Q&A dedicato ovviamente alle novità presentate in fiera e ai giochi che proveremo in fiera, e che commenteremo anche in italiano tutte le conferenze Sony, Microsoft, Bethesda, Electronic Arts, Ubisoft dovrebbe annunciarla, e anche il Nintendo Direct. Quindi ragazzi, venite con noi perché sarà un bel coverage, bello potente.
Avete già risposto a questa domanda, ma si sa cosa ti faranno provare di Destiny 2 fra? No, io vado dal 16 al 20 a Los Angeles, faremo un sacco di dirette anche in quell'occasione, ne farò qualcuna anche sul mio profilo social, quindi venite a seguirmi su YouTube, mi trovate appunto come Francesco Fossetti. Penso che ci faranno provare un po' tutto lo spettro delle attività disponibili, quindi PvP, PvE, con il PvE magari, cioè, la prima volta che ce lo fecero provare c'erano sia le missioni storia che gli assalti, penso che i raid li terranno come sorpresa finale, però a quanto ne so sarà un reveal bello corposo. Spero. C'è una domanda direttamente rivolta a te su YouTube. Sì? Francesco, cosa ti aspetti da Resident Evil 8? Pensi sia saggio da parte di Capcom voler già stravolgere una formula appena trovata? No, io ci pensavo, guarda, ci pensavo mentre mi preparavo a questo Q&A, stavo facendo la doccia e pensavo a Resident Evil, vabbè, questa, non so come mai mi vengono questi pensieri, e secondo me hanno proprio trovato una bella formula, anzi devono riprenderla ed espanderla, perché il primo è un gioco molto bello, in potenza si può fare tanto di più, però è proprio la strada giusta, quindi secondo me un altro capitolo con questa formula ci sta bene, fermo restando che poi se vorranno esplorare insomma anche il ritorno alla terza persona possono farlo con il remake di Resident Evil 2 che, insomma, a cui stanno lavorando si spera lacrimente, e quindi insomma magari così tengono contenti anche i fan a cui non è piaciuto il passaggio alla prima. Tra l'altro volevo aggiungere una piccola cosa, questo ultimo Resident Evil è, anche se non lo è formalmente, è una sorta di reboot, perché comunque rimette in, fa vedere da una prospettiva diversa il mondo, diciamo, la continuity di Resident Evil, quindi rielabora molti dei concetti dei personaggi, anche perché fondamentalmente lo fa in maniera intelligente, perché non va direttamente a toccarli, diciamo che fa percepire che ci sta quest'idea di rielaborazione, anche perché poi si cominciava a fare, cioè stava diventando un po' confusionario, cioè la continua narrativa, il mondo narrativo di Resident Evil. Quindi secondo me è anche interessante vedere come usciranno fuori dal contesto del Bayou di Resident Evil 7 e magari sì, porteranno questa nuova versione in qualche forma più realistica di Resident sì, Evil fuori da quel contesto lì, magari in ambienti più grandi e più vari. Io sono, cioè, non ci stavo pensando sotto la doccia, ma ci penserò stasera forse. Esatto. Allora, c'è qualcuno che ci chiede quando abbasseranno i pannelli LG OLED V6. Ragazzi, solitamente poco prima che annunciano la nuova serie, e cioè, probabilmente si dovrà aspettare il periodo natalizio, se non forse addirittura qualcosa in più. Non mi aspetto un calo di prezzo così rapido. Poi c'erano tante domande relative alla realtà virtuale. Cosa ne pensiamo di Farpoint? Secondo voi la VR Sony a questo E3 cosa vedremo? Allora, di Farpoint purtroppo non l'ho provato con mano, almeno nelle ultime sue incarnazioni e nelle ultime versioni pubbliche. È andato a provarlo il nostro Alessandro Zampini ad un evento VR che Sony ha organizzato a Milano e ne ha parlato molto bene. L'ho definito ruvido ma divertente. Io sono molto curioso di vedere quale sarà l'estensione della campagna principale. Ve lo faremo sapere non appena avremo il review code per le mani. Comunque, la VR, secondo me, Sony continuerà a puntarci un pochetto. Vederla a queste tre qualcosa, ma non mi aspetterei grandi annunci. Secondo me, invece, potrebbe esserci qualcosa di più nel secondo appuntamento che Sony tiene solitamente verso la fine dell'anno, ovvero la sua PlayStation Experience. Magari, ecco, potrebbero essere due cose che corrono parallele. Su queste note ci arriva una triplice domanda su YouTube. Sapete novità di Resistance 4, Beyond Good and Evil e Kingdom Hearts 3? Se verranno presentati alle 3 di quest'anno. Allora, Resistance 4... Era solo un rumor. Sì, tra l'altro non so quanto effettivamente convenga a Sony, nel caso in cui voglia rimanere sul brand, sull'IP di Resistance, fare un quarto capitolo.
Cioè, io visto come è andata in crescendo, tra virgolette, la serie, che comunque ha perso un po' di vigore andando avanti con i capitoli, sarei più per un reboot. E in ogni caso, secondo me, non è una cosa che possiamo aspettarci per queste tre. Eventualmente, come dicevi tu, forse per l'experience, se è realmente in lavorazione. Per quanto riguarda Beyond Good and Evil, io penso che alle tre potremmo già vedere qualche Sì, 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 cosina. sì. E Kingdom Hearts 3, boh, che proprio. Ti piacerebbe, eh? Ti piacerebbe. Sta diventando Half-Life 3 di Square Enix, praticamente. Si è iscritto anche Alfox 1977, grazie per il follow, ce lo dice Wisebot e appaiono gli zombini. Ragazzi, l'orda di zombini cresce, Diamine. eh? Allora. Vediamo un po' che altre domande ci sono. Salve, signor Fossa. Salve, signor Signor. Bruni. Avrei una domanda. Secondo voi è probabile che Xenoblade 2 possa uscire entro fine anno? Nintendo sembra continuare a confermare l'anno in corso. Al Direct vi aspettate annunci bomba? Allora, probabile è probabile, proprio perché nonostante tutto Nintendo continua a dirlo. E nel caso, cioè, ci sta anche che il team si sia approcciato allo sviluppo utilizzando, no, non voglio dire riciclando, però utilizzando abbondantemente tutto quello che c'era, che aveva già pronto, diciamo, a livello di tecnologia, quindi magari sì, asset nuovi, però motore non troppo, cioè, non troppi avanzamenti tecnici dal punto di vista grafico, appunto, e ci sta che quindi i tempi di sviluppo non siano stati lunghissimi. Vediamo un po' se esce quest'anno, sicuramente alle 3, non solo mi aspetto un annuncio durante il Direct, perché vi ricordiamo Nintendo non farà una conferenza, ma mi aspetto anche una versione giocabile, almeno un Tra pezzettino. l'altro vorrei riportarti i complimenti che ti fa Juthi86 su Twitch. Fossa, Sì. grazie per Sexy, i consigli, Serenation, sei davvero bello e sexy. sempre se hashtag sexy, ragazzi. Sappiate che io ho dormito nel letto del Fossa. Questa cosa qui Esatto. voi non è stato bellissimo. Nel frattempo, apprendista eroe, e se aveste la bacchetta magica e poteste vedere annunciato alle 3 il gioco dei vostri sogni, quale sarebbe? Questa la faccio a te perché sono curioso anch'io. Il gioco dei tuoi sogni annunciato alle 3. Allora, c'è sempre questa cosa, è molto difficile rispondere perché o uno va sul già conosciuto e quindi tira fuori un sequel, oppure uno, non lo so, ipotizza qualcosa di totalmente nuovo con il coinvolgimento di questo o quel game designer. Se io dovessi andare sul già conosciuto. Il gioco dei sogni, ragazzi, è una roba incredibile. Potrei dire uno Yoshi, il sequel legittimo di uno Yoshi's Island fatto come si deve, che probabilmente è il mio platform preferito della storia, quello su Super NES, oppure anche un nuovo Donkey. No, non lo so, è troppo difficile Io rispondere. invece ce l'ho la risposta. Vai. Un Way of the Samurai Porca miseria, che cosa. scritto da Chris Avellone e so Però qui vecchio, sì, sei so vecchio, vecchio. Non sei vedi che non ho i vecchissimo. capelli, ho gli occhiali, ho la barba lunga, so anche un po' storto. E il sviluppato da Platinum Games. Queste due cose insieme, la scrittura di Chris e il combat system di anche Team Ninja, perché ultimamente sta lavorando un sacco bene, mi porterebbe veramente a tirar fuori vagonate di liquido amore. Di liquido amore, ok. Anche in quel caso avvertimi prima, così durante le dirette io mi allontano. Esatto. Allora, riprendiamo una domanda dalla news, perché ricordiamo a tutti quanti che potete anche venire quando sulle pagine di Avriai.it noi all'inizio della settimana annunciamo la programmazione. Il giorno dei Q&A, di solito ne facciamo due a settimana. Potete venire a lasciarci le domande sul sito www.evriai.it. Buon di redazione, chiede Luke Ass. Volevo porvi una serie di domande. Sapreste dirmi se la tipologia di nemici in Prey è abbastanza varia da non stuccare? Allora, Veloce, questa è una domanda rapida, rapida, difficile. rapida. Ni, perché il design di base è sempre quello e variazioni sul tema ce ne stanno, ma non sono radicali. Ok.
Vedi che poi hai il dono della sintesi anche. Volevo inoltre sapere da voi che a pagamento, stimoli e motivazioni vi porta il vostro lavoro da giornalisti videoludici. Oddio, è il lavoro più bello del mondo? No, allora, devo dire che rispondo in maniera molto personale. A me piace moltissimo intanto scrivere e far critica, e quindi per me questo lavoro è veramente molto piacevole e mi dà tanta soddisfazione aver fatto un percorso professionale che poi in qualche modo abbia, come posso dire, fatto intendere a più persone possibile che anche i videogiochi possono essere, diciamo, dei prodotti su cui si può ragionare criticamente e analiticamente in maniera anche molto circostanziata, prodotti di intrattenimento, non solo prodotti di intrattenimento, ma veri e propri, un vero e proprio medium capace anche di, insomma, veicolare storie in maniera complementare, diversa, parallela rispetto a quanto non facciano i libri o i film. Poi ultimamente, quando si parla di appagamento e di stimoli, ci siete voi, cioè nel senso che negli ultimi anni il nostro lavoro è molto cambiato, oltre a metterci la firma, noi abbiamo iniziato a metterci la faccia, a fare cose come quella che stiamo facendo adesso, quindi a rapportarci direttamente con i nostri lettori, e l'apprezzamento che tutti i giorni, insomma, ci dimostrate per noi è importantissimo, almeno per me è uno stimolo molto molto forte. Tra l'altro io invece la faccio ancora più semplice, mi sono sempre piaciuti i videogiochi da quando ero piccolo e senza barba, ovviamente come lui, cioè, no, lui sta da quest'altra parte, ovviamente come lui, e partendo dalla realtà provinciale. Ma se sono più vecchio di... vabbè, stai zitto che la gente non lo sa, io lo faccio. Vabbè, per hai ragione, hai ragione, hai ragione. Tra l'altro oggi mi sono fatto la barba, dove, ti parlo dove ti vedo e che è dalla parte sbagliata, quindi faccio finta che stai di qua adesso. Allora, il discorso è questo: vengo anche da una realtà provinciale nella quale nella mia generazione, specialmente se giocavi ai videogiochi, eri un po' uno sfigataccio maledetto. Io c'avevo il vantaggio che volendo li picchiavo se mi dicevano sfigataccio maledetto. Però rimane il fatto che non ne potevo parlare in maniera particolarmente profusa, quindi il feticcio del parlare ai videogiochi anche da solo mi è sempre rimasto, e quindi ovviamente passare a scriverne in maniera profusa e verbosa è diventato un po' il mio sogno nel cassetto, e spero di essere per realizzarlo, appunto. Man vs Food dice: Alessandro senza barba non riesco a immaginarlo, mentre dorme a Los Angeles gliela facciamo, ve lo prometto. Avevo anche i capelli lunghi da samurai. Sì, ho visto le foto e sono spaventose. La remastered di Crash, chiede Her33, potrebbe aprire le porte ad un nuovo capitolo? Perché no? Perché no? Magari se riescono a fare un po' di cash in, quindi insomma, a prendersi un po' di soldini, reinvestirli in un nuovo capitolo, potrebbe non essere una cattiva idea. Allora, nel frattempo di YouTube... Ragazzi, vai, domanda vai, seria. Vai. Che ne pensate riguardo delle colonne sonore di titoli videoludici? C'è qualcuna che merita una nota di merito a vostro parere? Beh, tante, più di una. Vabbè, così su due piedi mi viene da pensare The Last of Us, una bellissima colonna sonora. Doom, una colonna sonora veramente eccezionale, ma giusto per restare... Ma anche Nier Automata, ma anche lo stesso Nier Prey Automata, che è uscita la colonna sonora. È sì, importante, ce l'ho qua, guarda, bella... ce l'ho qua. Fra l'altro, quella di Prey è fatta da quello di Doom, esatto, lo sapevi? Sì, beh. Sì. Ed è incredibile come lui sia riuscito a prendere le stesse sonorità, molto metalliche, sintetiche, acide, e da una parte a infilarti nella testa trasmettendoti una scarica di adrenalina allucinante, dall'altra invece facendole diventare opprimenti, inquietanti. Ha fatto un lavoro clamoroso, io non me l'aspettavo. Tra l'altro c'è un Total Peter 93 mi fa una domanda diretta su YouTube. Transistor dice: giocatore anziano, No Man's Sky, Metal Gear Rising. Porca, cioè, ce ne sarebbero, ragazzi, infinite. E poi ci sono anche quei giochi che non hanno una colonna sonora originale, ma che assemblano, diciamo, una OST non originale, raccogliendo altri, cioè brani qua e là. Basta citare Mafia, basta citare GTA, insomma. Dicevo, Bloodborne, ma che colonna sonora atmosferica c'ha Bloodborne? Cioè, cosa che veramente, ci sono dei momenti in cui stai completamente fermo, non sta succedendo niente, ma comunque ti mantiene alta all'ansia.
è un po' come fare cardio e poi fare le scale. Comunque, Scusate, Zelda, vabbè, cioè. ripeto, capisci? Insomma, girano vari gameplay su Crash Bandicoot Pensei Trilogy, Alessandro Bruni di sogno sul gioco. Che ti dico? Cioè, punta ormai verso la data di rilascio, di pubblicazione. Lo chiedi a me, forse cercando di trollarmi, perché io sono uno scarsissimo estimatore di Crash Bandicoot. Io penso sia stato sopravvalutato già all'uscita e penso che sarà uno sveglione per Lo sai molti. che ti lapidano Lo adesso? so che mi lapidano, però così, cioè, le vedo così. Io considero, non c'ho nulla di nostalgia per Crash. Nulla, nulla, nulla. E non. Perché al tempo giocavo cioè, volevo tirare fuori un platform, tiravo fuori le cose Nintendo e veramente, cioè, geniali, geniali. Argento vivo, secondo voi Nintendo annuncerà un nuovo Metroid alle 3? Beh, ci speriamo tutti. Oh. Nome se l'è lasciato scappare, Reggie. Quindi vediamo un po', vediamo un po'. E tra l'altro, se Sarebbe esce dalla bocca di veramente. Reggie, io, I want to believe. Allora, un'altra domanda dalla news, che peraltro risponde anche ad alcune domande che ci sono arrivate su YouTube. Consigliate l'acquisto della Collection di Darksiders su PlayStation 4 non avendoli mai giocati? Il genere non mi dispiace, su PS3 giocai Dante's Inferno e un po' Castlevania e mi piacquero. Sì, prenditeli, sono due titoli, il primo parte molto lento, ma poi cresce in maniera veramente eccezionale. Rispetto a Dante's Inferno e Castlevania, sono un po' più adventure, sono un po' più adventure perché c'è proprio ci sono dentro dei pezzi di Soul River, ci sono dentro gli enigmi di Zelda, diciamo così, se Il magari per chi secondo non c'ha anche delle conosce Soul componenti River. GDR, tra l'altro. Esatto, il secondo c'ha una componente GDR con delle proprio due skill tree diversi con cui personalizzare il protagonista. Sono entrambi molto belli. Secondo me il primo è più riuscito a livello narrativo, il secondo è stato sviluppato già quando THQ aveva un po' di problemi finanziari, gli hanno dato un calcetto nel culo al team di sviluppo dicendogli dai, muoviti, e purtroppo ne è uscita una sceneggiatura sicuramente molto più affrettata, ma vale la pena giocarli entrambi. Pensate ci siano possibilità di una demo di The Surge? Purtroppo non credo, ma comunque insomma noi vi racconteremo tutto nelle prossime settimane. Il gioco esce, se non erro, il 23. Io speravo arrivasse presto, ma insomma sarà lunedì. Avete già preso qualche appuntamento in vista delle tre? I primi appuntamenti sì, oltre ovviamente alle conferenze, beh, e oltre ovviamente a Electronic Arts che fa il suo evento separato, quindi sabato e domenica. Abbiamo già gli appuntamenti Bandai Namco, qualche intervista, però ecco, se volete sapere bene quelle che saranno le nostre scalette, diciamo, a Los Angeles, la nostra schedule a Los Angeles, magari rifateci la domanda in un Q&A un po' più vicino alla fine del mese, oppure proprio durante i giorni delle tre, tanto noi facciamo la diretta alle 17 ore locali, quindi qui in Italia saranno le 17, ma per noi saranno le 8 del mattino, quindi vi raccontiamo tutti gli appuntamenti che avremo. Io faccio schifo alle 8 del mattino, ve lo dico, Io metto le mani avanti, faccio proprio schifo. Avrai glitter sulla barba, quindi insomma, non puoi fare schifo. Sì, mi metto una maschera degli Slipknot. Allora, Fox Cup, ciao, vi leggo da anni. Complimenti perché penso siate migliori in Italia. Grazie molto per questo apprezzamento. Penso che se durante l'evento non verranno annunciate nuove IP da Nintendo e soprattutto da Microsoft, le loro nuove console verranno messe abbastanza da parte dall'utenza. C'è qualche altro modo con cui potrebbero renderle appetibili? Ma secondo me con la lineup, no, la lineup è sicuramente la base. Poi, ovviamente, per rendere appetibili le console si può far tanto. Leggi price drop. Oppure servizi multimediali, non lo so, però comunque se non c'è la lineup si va poco lontano. Dato che online i punti di vista sono discordanti, credete che Spider-Man di Insomniac farà parte del progetto Avengers di Square? No, 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 secondo me proprio no. Il publisher è Sony. È un po' Peraltro, come la Marvel della Fox e esatto, cioè, proprio. è un po' come gli X-Men e gli Avengers, Sì. insomma, è Si ignorano tra di loro. esatto. Ciao a tutti, domandina su Call of Duty. Secondo voi come imposteranno il gameplay online? Secondo me non possono certo togliere di mezzo jetpack, doppi salti, camminate sui muri e tutte quelle cose meravigliose introdotte negli ultimi 6-7 anni. Il dubbio è come implementeranno nella Seconda Guerra Mondiale?
Tornare ad un gameplay più calmo e ragionato farebbe scappare i giocatori giovani abituati a ritmi elevati. Allora, questa è una cosa che ci siamo chiesti molto durante la live che abbiamo fatto durante l'annuncio. Secondo me invece è proprio quella la direzione che dovrebbero prendere, perché cioè, creerebbero un anacronismo impossibile se infilassero i jetpack o comunque i doppi salti, i wall slide, tutte queste cose, wall walking, tutte queste cose qui in un gioco che comunque ha come tema centrale la Seconda Guerra Mondiale, sarebbe un suicidio secondo me. E tra l'altro considerate sempre che ha due team che lavorano su Call of Duty e Activision, quindi non è detto che siano morte per sempre queste meccaniche qui. Cioè, no, tre team. Tre team, sì. Cioè, quindi è del tutto possibile che divida di nuovo i filoni, creando questo filone della seconda, tornando a questo filone della Seconda Guerra Mondiale, quindi con meccaniche più ragionate, una certa velocità nel gameplay che comunque è l'elemento distintivo rispetto ad altri titoli del genere, ma comunque con ritmi più ragionati, e poi magari per la prossima iterazione continuare su quella linea lì. Sono d'accordo con te. Salve a tutti, chiede giocatore anziano. Ma veramente non sapevate nulla di Darksiders 3? No, non sapevamo nulla. Mi auguro che non si perda l'anima del gioco. Si parla di un mondo molto vasto. Non mi andrebbe giù l'idea di un GTA con i Cavalieri dell'Apocalisse. No. Secondo voi, almeno per il momento, perché almeno al momento non è previsto su Switch? Poca potenza della console, dinamiche di natura commerciale. Come sempre, grazie per le risposte e per il vostro lavoro. Per Alessandro, era la bandiera del Belgio. Maledetto. Non voglio sapere. Maledetto. Che cosa sia? Maledetto. Che cos'è sta bandiera del Belgio? Allora, tu devi sapere che io sono il classico tipo bravo in tutto ma esperto in niente, no? Quindi, ma c'è una cosa che proprio sono impermeabile alla geografia. Cioè, okay. Io fino a quando sono venuto a Empoli non sapevo assolutamente dove cacchio fosse. Vabbè, non è che insomma. No, Empoli, però dici ok. Cavolo, però quando dici e di Empoli te lo fai la domanda, no? Cioè, nel senso, ma io la di Domodossola, ma Domodossola non so che cazzo sia. Comunque, allora io faccio schifo. Allora, giocavo a Mario Kart Deluxe 8 e sì. È apparso nella linea nella lista dei giocatori un tipo belga. E io allora, così, i colori, ho detto, vabbè, questo sarà, non mi ricordo neanche, ho detto tedesco, vedrai, dice, o francese, non lo so che cosa ho detto, e praticamente dice, no, guarda, quello è belga. Allora io credevo mi trollassero, sono ritornato sulla posizione precedente, quando in realtà no, era un doppio troll. Niente, va bene, comunque, faccio schifo in geografia. Allora, rapidamente, ciao ragazzi, ma alle 3 sarebbe possibile vedere un bel Dark Cloud 3 o remake del primo, visto che si stanno riesumando i classici? Ma purtroppo secondo me è una serie che è così, cioè è bellissima, Dark Cloud, però è lontanissima da quelli che sono, diciamo, le conoscenze condivise delle community attuali, quindi un recupero non lo vedo così tanto, cioè molto possibile, purtroppo, perché RPG della Madonna. Che cos'altro? Ah, c'è The Guardian. Ciao Andrea, benvenuto anche oggi. Buon salve a tutti. Domanda: ma qualcosa di Red Dead Redemption salterà fuori alle 3? Sarebbe un colpaccio. Sarebbe un colpaccio, soprattutto per chi cioè, se qualcuno riuscisse a portarselo sul palco della conference. Porca perché Rockstar ha sempre schivato le 3. Io devo dire che secondo me continuerà a schivarlo anche quest'anno. Sarebbe monopolizzante comunque, cioè arriva un dico Sony, ma potrebbe essere chiunque, si porta sul palco Red Dead Redemption, è proprio l'ecatombe. Sì. Riccardo Rick, secondo voi il nuovo gioco Sucker Punch potrebbe essere il nuovo episodio di Sly Raccoon? Ma io secondo me non credo, perché già la saga era passata in mano a un altro team di sviluppo, e peraltro l'ultimo Sly non penso sia andato proprio benissimo a livello commerciale ed economico, quindi secondo me sono tornati anche loro sul fronte action, adventure, supereroismo. Viper Mod, chi si aspetta un Dark Souls 4? Non penso, sai, che Miyazaki è stato molto molto chiaro in questi termini, ha detto che la saga di Dark Souls ha proprio trovato conclusione con il terzo e con i suoi DLC, peraltro Namco Bandai non ha carenza di
Souls-like, già tirato fuori subito Code Vein. Quindi insomma io penso che possa anche concedere al team di sviluppo la possibilità di allontanarsi dal franchise. Secondo me non è neanche una cosa troppo negativa, perché comunque essendo la testa di Miyazaki un labirinto di cose bellissime e terrificanti, mi piacerebbe, mi piacerebbe vedere cos'altro sa tirare. Tra l'altro ci chiedono in chat se sappiamo qualche cosa di Lost Soul Aside, che è è partito come One Man Project ispirato a Final Fantasy XV e si è evoluto come un gioco effettivamente in sviluppo. Tra l'altro l'ultima volta che se ne è sentito parlare è quando Sony ha annunciato "è mio", cioè sì, ha detto, ha precettato lo sviluppatore e l'ha infilato in un suo team. Quindi è probabile che ne sapremo qualche cosa, non so se i tempi sono già maturi per un annuncio. Tra l'altro non sono del tutto convinto che il titolo rimarrà quello, anche perché quello è effettivamente il titolo di un fan project, quindi potrebbe diventare qualcos'altro. Ma comunque sono belle storie, cioè quando il talento vince l'anonimato, tra virgolette, quindi vedremo. Allora, rispondo solo brevemente a Manuel Morgan, che chiede: pensate possano prendere piede sempre più piede titoli come Unravel o Little Nightmares? Io lo apprezzo moltissimo, gradirei una durata maggiore. Beh, quel canone lì è stato dimostrato chiaramente, soprattutto dalle ultime uscite, sì, a partire da Unravel, ma Inside, Little Nightmares, che è un canone apprezzato, quindi io penso che sì, possa continuare ad arrivare, possano continuare ad arrivare titoli del genere. Anch'io come te trovo che magari si possa anche osare un po' di più sul fronte della durata. C'è anche da dire che lì è proprio molto soggettivo, perché Inside è proprio secondo me perfetto anche da quel punto di vista, perché dice tutto quello che deve dire. Little Nightmares, come avrete letto nella review che ho scritto qualche giorno fa, secondo me invece la durata non è solo il problema della durata contenuta, ma è che in quella durata non viene esplorato tutto il potenziale di quella, come posso dire, quell'universo narrativo. Pray for the Gods, o come si chiama, esce, ora si chiama Pray for the Gods, perché Bethesda li ha costretti a cambiare nome. Esce, sì, però insomma ancora non sappiamo esattamente quale sarà il periodo di uscita. Tra l'altro ti faccio rapidamente una domanda che ci fanno su YouTube, Lodino90, sì? Hai detto l'ultima volta: quanto aspettate Injustice 2 e la remaster della trilogia di Crash? Allora, personalmente Injustice 2 l'aspetto 7 e la remaster dell'aspetto 3. No, io forse qualcosa di più Injustice 2, ma anche qualcosa di più la remastered, perché comunque, ripeto, anch'io sono convinto che che Crash sia invecchiato molto molto male. Vederlo, giocarlo oggi, però l'effetto nostalgia c'è, e comunque può anche essere un momento di, come posso dire, incontro dei vecchi giocatori che insomma tornano a giocare tutti insieme a distanza, non in multiplayer, a un prodotto che comunque in un modo o nell'altro, per un motivo o per l'altro, vuoi perché la console era semplicemente quella più, che poi è diventata la più diffusa, ha fatto la storia dei videogiochi. Quindi Supispawn chiede: novità su Crackdown 3? No, non ne abbiamo per il momento. L'ultima volta abbiamo visto solo una dimostrazione del multiplayer di nuovo legata al cloud computing, però era Colonia di 2 anni fa. Io spero che se ne escano con qualcosa di più interessante a queste tre. Ragazzi, dobbiamo chiudere, perché restate qua, dovunque siate, se siete su Facebook, se siete su Twitch o se siete su YouTube, perché adesso vi facciamo vedere Prey. Lo giochiamo in diretta e magari rispondiamo più approfonditamente alle domande su Prey. Se non abbiamo risposto alle vostre domande, perdonateci, sarà siete veramente tantissimi, volta. Siete veramente tantissimi, conservatele, fatecele la prossima volta, il prossimo Q&A, anche la prossima settimana facciamo due Q&A, venite a iscrivervi su Twitch che escono gli zombini, 5 minuti giusto per cambiare i settaggi e torniamo. Ciao ragazzi, buona serata. Grazie.